Ecco, una cosa anche che voglio sottolineare, avete idea dell'aggressività a livello nazionale e anche a livello locale di chi governa quando dicono sono inappropriate le prescrizioni che i medici fanno, è inappropriato l'uso che fanno i cittadini del proprio soccorso? Stanno dicendo che i problemi sanitari sono legati a chi ci lavora, e se la sanità funziona è grazie a chi ci lavora, non grazie a politici, e stanno dando la colpa ai cittadini perché c'è il sovraffollamento dei pronto soccorsi. Ma quando il cittadino va a volentieri nei pronto soccorsi a star lì settore per poter essere visitato? Nessuno lo fa. La vera inappropriatezza è organizzativa. La vera inappropriatezza è del sistema, che è organizzato in una maniera straordinariamente forte, sempre di più. Basti pensare appunto che per risolvere poi i problemi urgenti, come è successo a Prato, hanno deciso di convenzionarsi con il privato per 20 posti letto, perché hanno fatto un nuovo ospedale aperto di recente, si sono accorti ora è sottodimensionato. Allora qui c'è qualcosa che non torna quando si parla di voler risparmiare, che è un concetto poi che non ha a che fare con gli sprechi, diventa un concetto che ha a che fare più col profitto che con gli sprechi, perché non è detto che il risparmio sia buono, soprattutto in sanità. Quando c'è da spendere in sanità, si spende perché c'è da spendere, perché ne va della vita delle persone. Quindi il concetto di spreco lo appoggiamo volentieri, sul concetto di risparmio abbiamo delle perplessità quando c'è in gioco la vita delle persone. Quindi credo che su questo la cornice della legge 28 sia di estrema pericolosità per tutti i cittadini, e questa occasione referendaria ci dà ragione nel ritenere che finalmente, questa è la novità vera, i cittadini hanno deciso di uscire dalla condizione di sudditanza nei confronti della politica e voler finalmente contare di nuovo.